Ole! Si vede, forse, l'avevano magari pure storto, però vabbè. Salve a tutti ragazzi, mi fa strano ridirlo di nuovo. È vero che qualche mese fa avevo pubblicato un video appunto inerente al mio canale e attualmente mi trovo, si può dire, in uno stato abbastanza confuso. E avete presente quando magari non riuscite a capire bene cosa provate? E più o meno è quella cosa lì io con il gioco e col canale YouTube ovviamente. E da dove inizio? Allora, diciamo che grazie a Yugi ho sempre detto, ho conosciuto tante persone e grazie a Yugi ho avuto anche forse fra le migliori amicizie che ho potuto ottenere e fra queste amicizie obiettivamente ci sta quello che tra tutte le persone che ho conosciuto, io reputo uno dei miei migliori amici in assoluto, delle persone più vicine. E tanto che appunto mi ha regalato questo fatto da lui, bellissimo, il drago scuro Kyurussi, e lo terrò qui per ora. E niente, parlando con questa persona, parlavo anche un po' dei vecchi tempi, quando giocavamo tra Yugi, e del fatto che appunto uno dei miei più grandi desideri di quando ero un player di Yugi, fosse appunto un playmat, anzi due playmat nello specifico. E questi sono appunto quello del Red Ice Darkness Dragon, non metallico, quindi quello con la Genesi Vampira, stiamo parlando del primo, probabilmente il primo playmat di Yugi ufficiale, non sono sicuro di questa cosa, però sono i primi della Hobby League, e quello del 2009 con il DAD del GD sopra, con Judgment Dragon e Dark Armor Dragon, penso lo sappiate meglio di me. E niente, diciamo, ho sempre avuto questa cosa, l'avrei voluto averli, e a un certo punto faccio, ma sai che c'è parlando? Quasi quasi mi voglio togliere lo sfizio. Probabilmente saranno soldi buttati, però io diciamo li voglio tenere in camera, mettere in cornice, usarli diciamo come sorta di poster quadro vintage, oserei dire, dato che ormai hanno una certa data. E ecco qua, non lo voglio cacciare il tappetino, voi vedete anche questo qua a Duma, ci arriveremo piano piano. E vabbè, lascio vedere pure questo, un attimo solo, questo vabbè, facciamo vedere, eccolo qua, che ho sempre voluto. E niente, eccolo qui il tappetino. Da lì ha detto, vabbè, ma sai che c'è? Ho preso quello del Red Ice, a questo punto, sempre per collezionismo, per cosa mia, per tenerlo in camera, perché mi piacerebbe, anche perché casa mia a Roma, diciamo, le pareti abbastanza vuote, ho voluto prendere appunto questo per completare tutti quelli della Hobby League, quindi questo, più quello del Spellcaster Judgment del Trionfo del Guerriero. E quindi questo. Tuttavia, diciamo, un attimo solo, qui ho fatto un po' questo. Che succede? Seguendo diciamo uno streamer di League of Legends, che appunto non mi ricordo se l'ho detto nell'altro video, diciamo lasciando Yugi mi sono un po' dedicato anche a LOL senza giocare troppo assiduamente, ecco, però ho cominciato a seguire un po' la community italiana. Ho scoperto casualmente che questo streamer, signor Il Gioco, lo chiamo io, The Game ovviamente, che eventualmente saluto, giocava a Yugi. Ho detto, ma figo sta cosa, cioè, sai come giocava a LOL, stesse passioni. E niente, c'avevo questo pallino di Yugi in testa. E casualmente, mi pare da stesso dai suoi video, venga a scoprire del formato Edison. Sapevo dell'esistenza del God Format, che mi sono andato anche a informare. Onestamente mi piacciono guardare i video, ma non so se ci giocherei, anche perché paradossalmente è economico, ma fino a un certo punto, perché determinate carte, la Trinity mi pare la chiamino, costicchia un po', sono tipo 30-40 euro per averla. E comunque sì, scopro di questo formato Edison, in cui si giocano appunto le carte del 2010, banned marzo 2010 circa, con le carte appunto uscite fino a quell'epoca, che un po' diciamo è nelle mie reti. E il che diciamo ho detto, oh, ma quasi quasi ricomincio a giocare. Mannaggia a me.
E niente, quindi sono qui per annunciarvi, non dico un mio ritorno vero e proprio, però vorrei fare una prova. Vorrei cominciare a portare anche unboxing anche di roba rilasciata nell'ultimo periodo, giusto così per il piacere di sbustare. Ci andrò a perdere molto probabilmente. E niente, volevo farvi vedere un po' gli acquisti che avevo fatto nell'ultimo periodo, e contando anche i playmat, diciamo, è roba che supera probabilmente i 200-300 euro, probabilmente. E niente, volevo mostrarvi un po' le cartine, sto così per condividere con voi la cosa. Un Red Ice da Jump, perché vorrei avere il 3x, sto aspettando che spediscano il terzo. Già ne avevo uno, ovviamente, perché questa è la mia carta preferita. E come se non bastasse, ne abbiamo altri tre, rigorosamente tutte americane queste. Ecco qui. Poi, per completare la questione vintage, diciamo, sono andato a prendere tre di questi. E poi vabbè, tre testaglie, perché volevo provare la versione GB, appunto, anche questo secret americano, per provare la versione con le testaglie, perché a me in passato non sono mai piaciute, però magari volevo riprovarle. E vabbè, poi un Phantom Chaos, perché per chi non lo sapesse, il mio mazzo preferito di Yugi in assoluto è stato l'Hopeless Dragon, quindi volevo almeno il playset della roba che si dovrebbe giocare. Poi che la giochi in monocopia o in doppia copia, diciamo, interessa fino a un certo punto. Ci abbiamo altre robe qui, ecco qua. Ci abbiamo un Gandora da Jump, non so come si veda dall'inquadratura, però sposto per sicurezza un pochettino più sopra. Gandora che mi piace un po' un casino. Poi vabbè, carta che io adoro, il Baby Drago. Due Bottomless Trap Hole Secret, roba di side tipo così, roba che può sempre servire tipo la Fusion Instant. Questa è una carta secondo me carina da giocare in drago. E niente, cioè un Goyo Guardian, perché appunto il formato Edison sono giocato le robe, e roba così, Flamber, Flamber Simico, secondo me. E un attimo solo che non è finita. Altri Goyo Guardian. Qua non so più dove mettere la roba, non esco. Ho preso questi perché, essendo la mia carta preferita, avrei voluto. Volevo appunto anche i link, giusto così, questo secret americano e da Jump. Un altro Goyo Guardian, questo che ho preso. Questi sono carte. E continuando, diciamo, altre carte, diciamo, date dal mio amico. Cioè, presa assieme a questo mio amico qui, che sono un Vandalion, due truppa della carta, un Starlight, un zombie per il Sun, Brionac, un drago vizio chiaro, come cacchio si chiamava, Pachycephalo Foss, che è rigorosamente in tedesco, e questa è una carta in più, e il mio corpo come scudo in tedesco. Vabbè, queste, diciamo, volevo dire un po' la mia spesa pazza che ho fatto, perché vi ho detto, mi è presa una botta assurda di nostalgia, ma tanta, perché a me il clima che respiravo con Yugi manca un sacco. E ripeto, non mi interessa un meta come allo stato attuale, perché l'ho provato, devo essere molto preciso sulle cose, l'ho provato prima di poterlo modificare, e su Master 2 per l'esattezza, e il gioco è diventato veramente troppo veloce per i miei gusti e esagerato. Del tipo, su Master 2 la cosa che mi è rimasta impressa è stato il fatto di che era preso Max C, l'ho attivato, e con Max C sono riuscito a pescare ben 18 carte in una partita e 22 in un'altra, il che mi ha fatto fare un po' allarme, no, non è il gioco che mi piace. E infatti per quello ho detto no, meta non lo voglio giocare. Tuttavia, appunto, vedendo il formato Edison, che per chi non lo sapesse è quel formato che gioca un Blackwing era meta, aveva solo Vortice a 2, Gale a 1, c'era X-Saber, c'era Bedrago, c'era
già chi ce l'ha più? Frog Monarch, Macro Monarch, Herobeat, un sacco di mazzi veramente, secondo me, interessanti. Mi è calata la voce di botto. Un sacco di mazzi interessanti che secondo me non erano così esagerati. Forse Blackwing poteva essere quello più esagerato, ma non era una cosa incounterabile. Anche l'Iceworm, Twilight, c'erano anche questi mazzi qui. E infatti stavo vedendo un po' con i miei amici di riprendere. Mi è venuto un momento il telefono. Ok, scusate. E niente, quindi qual è la cosa effettiva per cui faccio questo video? Io vorrei tornare a giocare e sto giochicchiando un po' online a caso con questo mio amico. Sto giocando al formato Edison. Non so più come mettere le carte. Sto giocando al formato Edison e volevo appunto chiedervi se eventualmente vi interessassero contenuti con tale formato e unboxing principalmente, perché nel canale vorrei portare quello, magari anche qualche collaborazione con qualche fumetteria nei dintorni, se diciamo riusciamo a raggiungere determinate cifre e magari non dico il GOT format, però magari si valuta tutto, ecco. Quindi non lo so, in descrizione lasciate innanzitutto un mi piace anche per farmi sapere che ci siete. E soprattutto fatemi sapere nei commenti se avete proposte, se giocate anche voi Edison, insomma, riusciamo a creare una community più forte, a questo punto di vista basata sull'Edison. E soprattutto, da quel che ho capito, l'Edison non è proprio ufficiale, ma un sacco di player che ci vanno appresso, quindi magari riusciamo un po' a consolidarlo un po' di più, riusciamo a convincere mamma Konami, riusciamo a organizzare eventi assieme, perché sì, magari voglio assumermi anche tale responsabilità se riesco ad avere tempo, perché il lavoro è quello che è, però a me piace sempre mirare in alto. E cercare quindi di realizzare questa cosa. E boh ragazzi, questo era tutto, volevo solo condividere con voi come ho speso i miei soldini. E dopo gran finale, siccome il Red Ice non ci basta mai, Red Ice Dark del Fatal Dragon, scusate carte, abbiamo fatto pure questo. Abbiamo preso pure questo, diciamo che sono riuscito a, grazie a un venditore, ad avere tutti i playmat che ho preso tranne quello del Dad e del Red Ice, diciamo tutti in lotto, quindi li ho presi a un prezzo secondo me abbastanza onesto. Quindi niente ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di queste mie proposte, di queste mie idee, se sono solo un folle e quant'altro, probabilmente non mi metto a piangere. E niente, proverò qua a frequentare qualche fumetteria qui a Roma, quindi nel caso che siate appunto della, dire della zona, perché Roma non è che è proprio piccolina, però fatemi sapere, ecco.